Riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale, sottolineando solo il fatto che, come porta la lettera da parte della Regione Calabria, oggi noi siamo qui perché? Perché questa amministrazione, questo comune, ha trasmesso alla Commissione Tecnica Nazionale della Protezione Civile lo studio. Lo studio dalla Commissione Tecnica Nazionale è stato validato definitivamente. Stiamo oggi qui quindi prendendo, si sta autorizzando quindi questo studio definitivo. Lo studio che è in possesso ai nostri uffici è uno studio Geometra Gulli su supporto digitale, parliamo di tavole, centinaia di fogli. Siamo saliti sopra come capigruppo, abbiamo preso atto dell'esistenza di questi documenti, è stata consegnata la relazione che era necessaria, che giustamente i consiglieri avrebbero voluto già negli atti di convocazione del Consiglio Comunale. Pertanto io ritengo, per come è stato ben sottolineato, che oggi noi siamo qui a parlare di un primo studio, che dobbiamo anzi essere grati ai tecnici che hanno portato avanti questo studio. Vorrei ricordare che insieme alla capogruppo Cepi abbiamo l'ingegnere Basile, abbiamo chi c'era più come studio? Nocita e Cofone, il geologo. Per il terzo livello. Per il terzo livello. Quindi io ritengo che il fatto stesso che siamo stati già dalla Regione Calabria chiamati e quindi ci hanno già avviato il percorso per il terzo livello, ci deve dare conforto che si sta facendo uno studio, architetto Cepi, che è importante per la situazione del territorio, per conoscere bene il territorio e per poter programmare seriamente una pianificazione del nostro territorio. Ecco, quindi io ritengo che questa relazione che avete oggi in mano era tutto sommato quello che l'architetto Cepi in modo professionale nel suo intervento ha già dato come indicazioni. Giustamente la consigliere Neri aveva evidenziato questo, che era giusto averla già dalla prima ora questo tipo di relazione. Sono stati chiusi su in ufficio con i tecnici, chi ha elaborato il piano, con il responsabile del servizio, avete preso visione di quest'atto. Io quindi ritengo che si può continuare, e se c'è qualcuno che vuole intervenire, a dare atto solo di questa approvazione di questo piano. Qui non si capisce se dobbiamo dare un'autorizzazione, un'approvazione o una presa d'atto. Uno dice in un modo, uno dice in un altro. È stato approvato dagli ordini superiori, quindi bisogna approvare. Non si capisce, ed è un fatto. L'altro fatto è che non si è state messe nelle condizioni, anche se io, nel andare a prendere i documenti, vedendo un po' il corso della delibera, ho visto che c'era relazione più altri elaborati. Mi sono fatto dare una relazione. Gli altri elaborati non mi sono stati dati. Quindi non sono nelle condizioni di poter esprimere con tranquillità su questo piano. Quindi, come ho detto prima, chiedo che tale punto mi venga ritirato e successivamente, una volta che ci si vede tutti i capigruppo, venga portato nuovamente all'attenzione del Consiglio Comunale. Altra questione, devo dire che il consigliere Foti prima ha detto che l'amministrazione precedente ha perso il contributo. Bene, però si deve domandare per cosa stava perdendo o ha perso il contributo. Perché nella lettera che a suo tempo la Regione Calabria, l'8 aprile 2014, ha mandato al Comune, c'è scritto: al fine di rispettare i termini
dell'attuazione dell'ordinanza, è necessario che pervenga a questo Dipartimento i nominativi dei tecnici incaricati allo svolgimento dello studio. Nel provvedimento del conferimento di incarico dovrà essere indicato anche il costo previsto per lo studio con l'indicazione della copertura dell'importo a carico dell'ente comunale. L'ente comunale all'epoca non ha potuto prendere il cofinanziamento, non ha potuto accedere, diciamo, mettere in quanto non c'era disponibilità finanziaria. 5.000 euro? Sì, 5.000 euro. Ah. Tante erano le condizioni in cui si trovava il comune. Comunque, potete domandare al responsabile del settore tecnico per quale motivo anche non è stato dato seguito a questa pratica. Quindi è bene informarsi e documentarsi, dopodiché parlare. Sì, ma è un'assurdità così balorda che non si dà corso ad uno studio di micronizzazione per 5.000 euro che è nei bilanci come 5.000 euro. Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di milioni di euro a manifestazioni pubbliche, tempo dopo nello stesso anno 30.000 euro. Ma di che cosa stiamo parlando? Che cosa vogliamo far capire? Lei deve essere educata e rispettata. Ma non voglio essere preso in giro però, come sindaco e come consiglio comunale. Non avete nominato i tecnici, avete perso il finanziamento. Punto. Questa è la storia, consigliere Mai. Tu eri consigliere comunale, di minoranza. Lei deve stare calmo. Hai capito qual è? Ma parlare... Piglia i soldi di contemporaneo. Deve essere educato e rispettoso. Senza fare i soliti tipo ridolini. Faccio quello che voglio. No. Faccio quello che voglio a casa sua. Faccio, no, e anche lei qua dentro deve comportarsi correttamente da consigliere comunale e deve portare il rispetto alle istituzioni. A casa sua faccio anche lei quando è qui dentro. Io con lei mi comporto come lei merita. Io altrettanto. E infatti andiamo avanti così, fino alla fine andremo avanti. Io e lei con questo comportamento e glielo farò vedere. Come ho detto l'altra volta, non ho nessuna stima del sindaco Donato del comune di Chiaravalle Centrale. Non ci sono dubbi, non l'avrei mai voluta la sua stima, perché poca considerazione di lei che mai avrei chiesto la sua stima. Mai! Quindi gentilmente deve avere la buona educazione di farmi parlare. Certo. Capito? Ma non ammetto che si dicono sciocchezze. No, le sciocchezze... Vada avanti. Allora, la sciocchezza è che il comune di Chiaravalle, l'amministrazione Chino, non ha avuto, non ha avviato il percorso perché gli mancavano 5.000 euro per la quota parte del comune. Allora, gentilmente, dello stesso anno. A continuare e comportarsi in modo educato. Certo. Con me mi comporto nei suoi confronti. Certo. No, lei con me non si comporta. All'interno del consiglio comunale sì. Sì, no. Fuori no. No, no, nel palazzo comunale. Le ricordo allora, solo ieri mattino, quattro volte le ho detto buongiorno. Allora. Quattro. Si è girato dall'altra parte. Allora, non mi ha risposto. Buongiorno. Non l'ho capito che per me non esiste. Ah, e allora non deve dire che, allora, che siamo fuori. No, si deve chiarire la mente, si deve chiarire. L'educazione, aspetta. Il rispetto delle istituzioni. Andiamo, dai. Avete finito di fare il comizio? Vai. No, il comizio lo sta facendo lei. Il comizio lo sta facendo lei. Quando vi trovate dinanzi alla telecamera, andate fuori di testa. Lei, quando scrive su Facebook, va fuori di testa. Ma d'altronde i social premiano solamente determinati soggetti. Io chiedo al responsabile del settore tecnico, giovane Giuseppe Stefano Bruni, i motivi per cui a suo tempo non si è dato seguito a questa parte. Ma come ha chiamato in causa il giovane Bruni? C'è un'istanza del giovane Bruni trasmessa al responsabile dell'ufficio di ragioneria, dove quest'ultimo risponde all'esistenza della copertura finanziaria? No. Ragioniere Iozzo esiste agli atti dell'ufficio di ragioniere che non avete dato lì la qua che stiamo parlando. Quindi l'amministrazione si esprime con atti. Ah, certo. Perfetto. Quindi sono solo parole. Quindi il sindaco domanda di Chiaravalle sta dicendo sciocchezze. Sindaco, scusa, ho formulato una domanda ben precisa. Siccome il consigliere Pelato ha dato lettura di un documento e si è rivolto al responsabile dell'ufficio tecnico per avere risposta se fosse vero o meno l'inesistenza della copertura finanziaria per poter avviare l'iter di affidamento dell'incarico nella redazione della microzona del primo livello, allora c'è il passaggio conseguenziale. E come la pongo io quella domanda? Se l'ufficio tecnico ha inoltrato formale richiesta
di copertura finanziaria sull'incarico di Cattanzi. Oggi il ragioniere Vincenzo Iozzo, responsabile del settore finanziario, sulla problematica chiamato direttamente in causa a pochi attimi fa dal sindaco, risponde di no, per chiarezza a chi ascolterà il consiglio comunale. Quindi se qualcuno ha utilizzato il termine che in questa sede, in quanto sede istituzionale, non bisogna esternare sciocchezze, mi sembra che la risposta è chiara e non voglio restituire al mittente le accuse che vengono attribuite a questa maggioranza, perché si risponde da solo. Va bene, allora hanno risposto? Sì. No, non c'è nessuna richiesta agli altri. Quindi la microzonazione nel 2014 è stata revocata all'amministrazione comunale perché non ha nominato i tecnici. Non è un problema, stavo dicendo, la microzonazione nel 2014 non è stata, è stata revocato il finanziamento poiché l'amministrazione non ha nominato i tecnici. Ci siamo? Le due dirigenti sono gente che non hanno avuto nessun atto da parte tecnico e ragioniere di dare un diniego del genere, anche perché ho dimostrato prima che se vediamo i contributi dati in quell'anno per le varie manifestazioni e tanto tanto altro, alla fine mi sembra che non trovare 5.000 euro ragioniere Iozzo sarebbe stato veramente assurdo, privare il territorio di uno studio così importante. Altri interventi? Sì. Allora, io brevemente, intanto per fare una dichiarazione per quanto riguarda la professionalità dei tecnici, non è stata messa in discussione. Noi conosciamo bene i tecnici che hanno lavorato su questo piano, sono persone per bene, professionisti seri, perciò noi siamo in linea con quanto detto da parte del sindaco. Il problema era di natura completamente diversa, non era sul lavoro il voto, era sul fatto che dai documenti in nostro possesso, e hai fatto bene a ripeterlo, non c'era la relazione, mancavano alcuni documenti. Avevamo posto fin dall'inizio la questione dicendo che bastava poi mandare i documenti ai consiglieri e il tutto si sarebbe chiuso. Poi si è allargato un po' la discussione, c'è stata la sospensione del consiglio per andare a verificare alcuni atti, fermo restando, sindaco, che tutto ciò che è stato inserito a livello informatico non è possibile controllarlo in 5 minuti. Va fatto uno studio, un approfondimento, ma questo lo faremo successivamente perché dobbiamo passare alle fasi successive ed è fondamentale avere le idee chiare su quello che è lo studio che è stato fatto e la situazione reale del territorio di Chiaravalle, anche perché tutti stiamo verificando che ormai gli eventi atmosferici cambiano continuamente e anche il nostro territorio è soggetto a questi cambiamenti climatici con danni che possono colpire settori importanti del nostro paese. E il nostro comportamento, sindaco, come Partito Democratico è stato sempre quello di contribuire a risolvere i problemi del paese. Non abbiamo mai voluto fare ostruzionismo o fare polemiche sterili tanto per farlo. Noi siamo qua per dare con modestia il nostro contributo a risolvere dove è possibile i problemi che riguardano i nostri cittadini. E siamo contrari a tutti quegli atti che portano alla perdita di finanziamenti, al di là dei colori politici che guidano in un determinato momento il nostro comune. I fondi regionali, comunitari, nazionali vanno sempre utilizzati perché sono fondi che non solo danno servizi ma che creano
anche economia nel paese. Perciò noi siamo sempre favorevoli a questo tipo di iniziative. Sappiamo che questo studio è fondamentale per altri atti importanti per il Comune di Chiavalle e sulla base di quello che avete stabilito con i capigruppi, per quanto ci riguarda, prendendo atto e dimostrando la piena disponibilità nostra vera ad affrontare i problemi, mi auguro che successivamente ci coinvolgete come capigruppi anche a discutere sui livelli successivi e non solo su queste cose ma anche su altre iniziative che riguardano il nostro paese. Noi ci asteniamo proprio per darvi la possibilità, che è un atto che va approvato, non diamo il voto contrario, ci asteniamo e diamo la possibilità alla maggioranza di avere un voto più forte e presentare questo studio come una base di lavoro molto importante per il futuro. Consigliere, fermo restando che molto probabilmente alcune volte tutti noi ci coinvolgiamo per situazioni diciamo, cose precedentemente avvenute. Lo stesso rilievo che faceva notare il sindaco sul perché del non già avvenuta diciamo, applicabilità di questo progetto già in passato, ma questo è da stabilire in effetti rispetto a noi che non c'eravamo, i consiglieri che c'erano, sia di maggioranza che di minoranza, e tutta la giunta. Perché in effetti io sono convinto che un'amministrazione deve produrre atti e non parole, perché le parole rimangono in momenti particolari, hanno un senso, in altri ne hanno un altro senso. E per come dicevo prima nella mia esposizione, fermo restando, poi guardando, ecco, vorrei proprio chiudere con queste due parole, quello che dice il dirigente del settore a firma che vi è arrivata il 13 novembre, dicendo che pregava sulla suddivisione delle spese, dice, di trasmettere il registro alla Giunta del Consiglio Comunale, con lo quale gli studi vengono approvati definitivamente, che verranno recepiti negli strumenti di pianificazione esistente e o in corso di redazione, piano culturale comunale e piano di protezione civile comunale. Quindi in effetti la domanda che ho fatto io all'inizio, questo studio, o no? Sì. Senza averla letto, non lo dico neanche per, è perché in effetti la domanda, quindi, siccome avevo dato questo a che tipo cosa serve? Cioè, di interpretazione, e secondo me, molto probabilmente, alcune volte quando abbiamo per scontato che alcune pratiche sono così chiare per chi ha detto ai lavori, molto anche per chi non è addetto ai lavori, potrebbe diventare un problema. Allora l'invito che faccio su altri è quello di poter rendere, non tanto burocraticamente, perché capisco se stampare molto anche mille fogli come oggi dobbiamo essere per le ecologie, per le spalle, però quello che è la sintesi, quello che è il concetto vero per poter dare uno spunto e non far sì che alcuno un punto così semplice sia sfociato in un dibattito di un'ora che molto probabilmente non ha portato, secondo me, mi chiedo scusa, a nulla dal punto di vista né formale né sostanziale. Allora, per essere bastone contrario, avevo suggerito, e bene compiaccio che il gruppo del PD dà la mia funzione per poter dar sì che non voglio rinviare il punto, né niente, perché sono delle scadenze. Sono convinto che questo primo step sia propedeutico dal secondo e al terzo, che abbia la finalità di poter redigere poi nella conclusione, e questo è lo strumento per cui si va, un PRG o un piano strutturale, affinché anche questo territorio possa avere lo sviluppo che tutti noi vogliamo. E per cui la mia estensione a questo punto della regione è riferito proprio in uno sprono affinché la nazione possa continuare e a far sì che nel futuro alcune situazioni che dove non c'è proprio niente da disbattere e da controbattere, che passino normalmente come sono passati gli altri. Altri interventi? Arrivederci, Cepi. Sì, no, volevo concludere praticamente dicendo grazie a questa amministrazione che è stata sensibile a questo argomento. Prima di dare voto all'approvazione di questo strumento, votiamo la richiesta del consigliere Pelai, ma già dopo la dichiarazione di voto l'avete fatto, per il rinvio. Chi è favorevole al rinvio?
solo il consigliere, lo so, però l'ha messa, l'aveva detto. Sì, se, se viene fatta una proposta. Sì, sì, ci sì, no, solo uno fa. Contrari? Voi vi astenete? È chiaro, sì. Se mi spiego ora mi spiego anche. Aveva alzato la mano il consigliere Perani. Ah, no. Sono poi la dottoressa si sbaglia e cambiamo guai. Deve fare con la ratifica delle. No, guarda, un po' pasticciona sono. Aspettate, fatemi contare sì. Quanti sono i favorevoli. Allora, favorevoli, da lì avete alzato tutti, Sergio? Sì, sì, sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 favorevoli. 3 astenuti e un contrario. No, 8 contrari. Ah, no, io ero passato al secondo. Sì, 8 contrari. Favorevoli. E uno favorevole. Sì, ah, è vero. Però a una condizione. Allora, votiamo sulla l'approvazione sulla delibera, voti favorevoli per l'immediata situazione. No, 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 dopo sulla delibera. Eravamo sul rinvio, 8 favorevoli. 8 favorevoli. Astenuti? 3. Astenuti è un contrario. Immediata eseguibilità? Sì. Lo stesso? Sì. Immediata eseguibilità? 8, 3, 1. 8, 3, 1. 8, 3, 1. È già valevo. Si segna? Che lavoro è? Se li devi abbinare. Quinto punto dell'ordine del giorno. Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di promozione di maggiori livelli di trasparenza per il triennio 2020-2022. La dottoressa Provenzano. Allora, a partire dal PNA 2016, tutti più o meno conosciamo ormai nel corso dell'anno anche l'approvazione della legge 190 del 2012 sulla in materia di prevenzione della corruzione. Da questa legge si sono originati i piani nazionali anticorruzione, che sono stati, come dire, le linee di indirizzo che le amministrazioni hanno dovuto seguire per elaborare i piani di prevenzione della corruzione. Già nel 2016 l'ANAC rinveniva la necessità, più che opportunità, che anche gli organi politici partecipassero al percorso, quantomeno nella fase iniziale di definizione degli obiettivi strategici. Il piano anticorruzione si elabora sul triennio, gli obiettivi strategici infatti sono stati portati in Consiglio Comunale nel 2016, quando io sono arrivata. Una prima volta abbiamo individuato le linee di indirizzo per la predisposizione del piano anticorruzione. Chiaramente il piano anticorruzione in questi anni è stato rivisitato, ampliato, modificato in base anche alle indicazioni fornite dall'ANAC con i piani nazionali. A distanza di 3 anni ritenevo
opportuno riportare in consiglio comunale, considerata la durata triennale del discorso, riportare gli obiettivi strategici, fermo rimanendo che poi ogni anno viene pubblicato sul sito l'avviso con cui chiunque stakeholders, sia interni che esterni, possono fornire delle indicazioni sulla redazione e sull'aggiornamento del piano. E sono stati individuati da me come proposta gli obiettivi strategici per la redazione del nuovo piano. Il PNA 2019 in particolare non innova a quelli precedenti, come fa una specie di assemblaggio di tutti i piani nazionali precedenti, per fornire ai comuni uno strumento che sia più dinamico, evitando una serie di ripetizioni, per evitare anche che i piani siano eccessivamente pesanti e difficili da essere gestiti dagli uffici, considerando la mole degli adempimenti. Gli obiettivi strategici che mi sono permessa di elaborare, che sottopongo all'attenzione del Consiglio Comunale, sono 5. Uno chiaramente è l'adozione e l'approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, quindi suoi aggiornamenti con i vari miglioramenti che si possono fare nel corso poi dell'anno e che vengono valutati unicamente agli uffici. L'implementazione del livello di trasparenza attraverso anche l'implementazione dei dati da pubblicare nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, al di là di quelli che sono, come dire, obbligatori, una cosa che già l'amministrazione fa. Ad esempio le delibere, le determine, tutti i provvedimenti dell'ente in base ad amministrazione trasparente dovrebbero essere pubblicati in elenco semestrale, come elenco. Invece l'amministrazione ha creato un collegamento automatico con l'albo pretorio, per cui gli atti rimangono collegati anche su amministrazione trasparente, garantendo a tutti i cittadini un maggiore livello di trasparenza delle attività dell'ente. Strumenti di controllo, l'obiettivo strategico il numero 3 è quello invece dell'aumento della capacità di individuare casi di corruzione e di illegalità all'interno dell'amministrazione, quindi azioni di verifica, un monitoraggio che viene effettuato semestralmente attraverso dei report, attraverso indicazioni da parte degli uffici, attraverso l'obbligo, direttive che vengono emanate dal responsabile di prevenzione della corruzione agli uffici per verificare se si siano o meno determinati dei casi, attività di monitoraggio anche dei rapporti tra i pubblici dipendenti e i soggetti esterni. Quindi chiunque venga in contatto con l'amministrazione, ad esempio gli appaltatori, gli aggiudicatari di gare d'appalto, che sono tenuti a fare apposita dichiarazione sull'esistenza o inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, rapporti con dipendenti, con il segretario comunale, con i titolari di posizione organizzativa, tutti strumenti di monitoraggio che certamente... Non mi fate dire che cosa io penso di questo piani anticorruzione nella realtà, perché penso che siano molto burocratici e che non riescano a risolvere il problema, perché il problema è un problema di cultura, non di atti. Però si cerca di fare quanto più possibile, cercando di uniformare anche l'attività dell'amministrazione in maniera tale che anche gli atti escano quanto più uniformi possibile. L'obiettivo strategico 4 è quello più importante che si vorrebbe raggiungere quest'anno, cioè la digitalizzazione dell'attività amministrativa. Speriamo nel 2020, perché purtroppo sono necessarie anche delle risorse per poterlo fare, di attuare la cosiddetta scrivania virtuale e quindi eliminare le carte e creare un collegamento digitale tra i vari uffici, per cui le determine, le delibere, qualsiasi cosa, non passeranno più attraverso la carta, ma solo ed esclusivamente attraverso i computer. Questo dovrebbe garantire anche un'uniformità nella redazione di queste delibere e una pubblicazione all'albo pretorio immediata, tutto per il tramite della macchina, come dire, tutto digitalizzato, che peraltro è uno degli obiettivi che ci chiede anche l'AGIT, l'Autorità Nazionale per la Digitalizzazione. L'obiettivo strategico numero 5, anche se in realtà noi non abbiamo dei grossi organismi partecipati, vabbè, non è un discorso della partecipante oggi, però anche verificare e sperare di poter migliorare il controllo sulle società partecipate, anche in considerazione dell'obbligo che ha l'ente di registrare un consolidato che
quest'anno è andata in questi termini, ma l'anno prossimo chiaramente una cosa che si fa di anno in anno, quindi dovremmo verificare le condizioni. Questi sono gli obiettivi a disposizione, se avete bisogno di qualche altra informazione. Diamo seguito agli interventi? No. Possiamo passare alla votazione? Sì. No, in effetti nelle parole conclusive non so se qualcosa, in effetti al di là dell'obbligo, alcune volte il poter fare un regolamento del genere considera verrebbe calato nella realtà verde. Quando è una produzione come fa a fare la turnazione? Sì, questi, ci sono delle cose che sono impossibili, ma nel piano anticorruzione purtroppo si è dato atto che noi la rotazione non la possiamo fare. Però se, perché lo dico? Perché un fatto poi tu mi fanno fatto un po' male, mi spiego. È come manuale di eccipiti non lo prevedo, ma poi se non ce lo prevedo lo devi fare. Ma infatti quindi, non lo prevedo. È meglio ridurre alcune situazioni che potrebbero creare delle difficoltà vere, ma non tanto per salvaguardare il profumo, per il fatto che però non ha le figure da poter fare quel tipo di rotazione, perché quando ha le figure lo fai e l'anticorruzione va bene. Ma specialmente in un ente piccolo, è chiaro che alla legge propone alcuni obblighi, però è più vero che bisogna segnalarlo, esatto. Non può diventare un problema gestirlo il regolamento. E di funzionare. Allora, la questione della rotazione, la questione più delicata. Ma perché non è mica si può fare la cosa, se si recepisce quello che dice la legge, è chiaro che poi lo puoi fare, scusa l'avvocato, lo stesso, cioè, o lo recepisci o non lo recepisci. Allora il problema è valutare, cioè, non è tanto che quello che è fattibile, è prevederlo pur magari facendo un'omissione dal punto di vista generale, per meglio non prevederlo, perché se no poi che fai? Ce l'approviamo. Noi abbiamo nei piani anticorruzione precedenti, poi se a modo magari potrà dare. Abbiamo previsto, avevo io inserito l'impossibilità di effettuare la rotazione ordinaria perché non ci sono abbastanza figure, come dire, fungibili tra di loro. Quindi questo avrebbe determinato un eccessivo rallentamento dell'attività amministrativa, se non addirittura un blocco dell'attività. Quindi fermo restando che resta come misura ulteriore la rotazione straordinaria, quella che l'ente sarebbe obbligato a fare per legge nel caso in cui si verificasse un evento corrotto. Io vedo soprattutto, dottoressa, lei ha detto una cosa molto importante, che al di là delle norme che andremo ad approvare, che indicate anche per la battaglia che un'amministrazione deve fare è di lavorare per cambiare culturalmente, soprattutto verso le nuove generazioni. Questo è il lavoro che una buona amministrazione dovrebbe portare avanti, che è lì il problema vero. Ebbene sì, è vero. Allora. Fin dalla scuola. Fin dalla scuola. Diamo corso alla votazione. Voti favorevoli. Unanimità. Per l'immediata seguibilità. Grazie della fiducia. Ragazzi, come sentite? Ma infatti, ma sentite così? E si prende, guardate che... Ah, lei che vuole, ad esempio, lei, per favore, dai. Ma lei che è invadente, questa lei che è invadente. No, quindi dobbiamo farlo. Risposta allora, risposta di interrogazione del 21-11-2019, protocollo 17-621. Consigliere Pelaia, vuole dare corso alla lettura? Grazie. Dovremmo invertire l'ordine del giorno. Se voi siete d'accordo, invertiamo l'ordine del giorno. Bisogna votare sull'inversione. Avremmo dovuto votarlo prima della... No, perché l'integrazione di solito va sempre prima. E se volete portare la risposta all'ultimo punto, no, facciamo... Io pensavo, prima dovevamo approvare prima di fare il punto precedente, avete capito? No, però si può, si può fare votare sull'inversione dell'ordine del giorno e il punto settimo diventa sesto. Forse per me è anche meglio.
io ho pensato, possiamo fare l'inversione a questo punto. La ricognizione periodica delle partite. Può essere prima del punto. Ma una volta che venga integrato, le integrazioni dovrebbero andare alla fine. Però per farlo riduce. Si era legato alla discorso del legato no, no, non era. Sono due aspetti differenti. Io solo per quello. No, no, sono due aspetti differenti. Se volete trattarlo prima. Lo facciamo prima, lo facciamo dopo. Non è importante, possiamo andare avanti così. Andiamo avanti. Interrogazione, con questo sulla situazione finanziaria dell'ente per quanto riguarda la mancata retribuzione dei dipendenti per il mese di ottobre. Quindi con delibera, premesso che con delibera numero 69 del 20 giugno 2020 si deliberà la quantificazione preventiva delle somme non ammesse ad esecuzione forzata per il secondo semestre 2019 e tra queste sono compresi il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e conseguenti oneri previdenziali per i periodi di luglio-dicembre 2019, che alla data del 21 novembre 2019 i dipendenti del Comune di Chiaravalle Centrale non hanno percepito ancora lo stipendio di ottobre, che la Regione Calabria con nota 030-6666-59-2019 pervenuto al protocollo dell'ente in data 10-9-2019 numero 14691, liquidare il comune di Chiaravalle Centrale in quanto debitore di euro 48.266,88 per il conferimento in discarica di rifiuti relativamente al periodo gennaio-giugno primo semestre 2019 e se non avesse provveduto a pagare gli sarebbe stato precluso il conferimento in discarica e chi sono dovuto tale liquida precisamente alla data del 13 settembre del corrente anno ha provveduto a pagare mandato numero 1386. Con delibera del punto principale numero 110 del 6 novembre 2019 si deliberava tariffa conferimento ai rifiuti sovrurbani in unità 2017-2018, piano di rientro, dalla quale risulta che il Comune di Chiaravalle Centrale ha maturato un debito complessivo di euro 94.155,10 per l'anno 2017 di euro 104.472,96 per l'anno 2018 nei confronti della Regione Calabria, Dipartimento 11, Ambiente e Territorio 78, per il pagamento della tariffa dei fondi urbani, come è stato conto acquisito agli atti con nota protocollo 16.899 del 5 novembre 2019. Chiede di sapere qual è la reale situazione dell'ente in termini generali ed in particolare, se oltre alla Regione Calabria altre obbligazioni sono maturate quanto in campi debiti alla data odierna nei confronti dei fornitori di beni e servizi primari, fornitori energetici, gasolica, aziende che gestisce servizi di raccolta dei rifiuti, altri fornitori di beni e servizi e lavori pubblici. Ed inoltre se sono stati contratti molti nell'ultimo trimestre. Qual è la situazione nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, ovvero se il Comune è in regola con gli obblighi previsti dalla normativa, se l'ente ha fatto ricorso all'utilizzo anche temporaneo di fonte a destinazione vincolata per finalità diverse a quelle per cui erano destinate, per cosa sono stati utilizzati i soldi per pagare i dipendenti, quali sono le vere ragioni di questi ritardi che inevitabilmente causano disagi ai dipendenti comunali e compromettono il buon andamento dell'ente arrecando tensione. Quali sono le cause del mancato pagamento della Regione Calabria degli oneri per il conferimento in discarica per 3 annualità consecutive? Grazie. Allora, a livello di alcune voci, ragioniere Iozzo, vogliamo entrare nel merito tecnico? Facciamo domande e risponde? No. Facciamo, dai, sopra appunto uno che io do poi la risposta che devo dare. Sì, non ho capito. Di solito l'interrogazione risponde il sindaco. Sì, dato che io l'abbiamo messa in questo primo consiglio, è stata mandata il 21, proprio per dare una risposta esaudiente al consigliere. È stata mandata il 21? Il 21. E abbiamo, quanti giorni abbiamo, tutto sommato, per poter dare una risposta? Per le scritte mi pare 30, 30 giorni. Quindi a questo punto l'abbiamo voluta portare nell'immediatezza, nel primo consiglio, per poter dare più che altro una tranquillità
al consigliere sulla situazione delle casse comunali, sicuramente anche per quanto riguarda lo Stato, viene Natale, detenzione dei dipendenti, che è giusto che vivano questo Natale serenamente, perché c'è stato un ritardo di 10 giorni per il pagamento, 20 giorni quello che c'è stato, e quindi ci tranquillizziamo per questo, ce ne andiamo un po' tutti più tranquilli e sereni. Quindi inizia a dare, entra nel, dato che ci stanno alcune voci sui fondi, su assistenziali, se sono stati pagati o altro, dai una risposta, perché poi entro anch'io nel merito. Allora, se partiamo con un concetto semplice, relativamente alla delibera citata per quanto riguarda la delibera, diciamo, dove noi riservavamo delle somme non ammesse ad esecuzione forzata, quella è una delibera che è scevra da qualsiasi altro argomento, nel senso che noi non abbiamo subito alcun pignoramento, quindi punto uno. Quindi quello è un dato che il ragioniere fa, che la delibera che ha adottato la Giunta fa, per evitare che determinate somme vengano ad essere aggredite da parte di terzi. A parte che siamo in dissesto, non lo possiamo fare, dicendo, però è un dato che noi facciamo giusto per sistemarci le carte, per essere precisi. Quindi mettere quella cifra, inserire quel dato là nel contesto della situazione di cassa è fuori luogo, perché cioè nel senso che ci azzecca, è una delibera che serve per altre cose quella. Ovviamente io su quella delibera non do copertura finanziaria, come non la do sul bilancio, perché poi durante l'anno mi si vengono a verificare delle situazioni un pochettino, diciamo, abnormi, nel senso che la rata del Ministero tarda, io fino ad oggi, fino a stamattina, pur avendo un fondo di cassa di 544.000 euro, di cui 410.000 accantonate per opere pubbliche, una specie di depuratore, sono somme che io non posso andare a distrarre. È ovvio che quando vado, tra virgolette, a distrarre delle somme, distrarre non nel senso, diciamo, di violazione della norma, quando il tesoriere è munito di deleghe per parare determinate situazioni, e mi riferisco al BOC. Noi abbiamo avuto il pagamento del BOC, e lo sappiamo tutti quanti che cos'è il BOC a settembre. Io non lo so, non lo so io. No, è l'unico. Perdonate, la mia ignoranza, non so che cos'è il BOC. È una situazione di snodo delicata, perché tu l'ultimo vero accredito ce l'hai verso giugno, quando incassi l'IMU e quando incassi il fondo di solidarietà. Poi, dopodiché, è inutile discuterlo. Luglio, agosto e settembre, praticamente le entrate sono quelle, inutile discutere. Ci siamo anche salvaguardati, dico ci siamo perché d'accordo con l'amministrazione, abbiamo trasmesso alcuni ruoli dell'acqua il 17 e il 18, però prendetelo come dato, no? come analisi semplice, però la riscossione sta andando in maniera diciamo tranquilla, lenta, quindi che succede? Noi nel mese di settembre andiamo a pagare il BOC, è ovvio che il comune sborsa 225.000 euro. Che vanno ad intaccare... Quindi noi paghiamo questo BOC 225.000 euro. Ma mi dice da dove è partito questo BOC? Scusa, ma io te lo chiedo una domanda. Modici a sì che BOC, sì. Buono! Buono denaro contabile! Perché è buono obbligazionario. Allora, da dove scaturisce questo qua? Da dove scaturisce? Non parliamo adesso, non lo so neanche io, però chiedete adesso alla segreteria. Allora, se volete... Io che sapevo di mutui, no, di 900.000 euro di mutui. Ma lo spieghiamo subito, e poi diciamo molto per sempre. Il comune di Chiaravalle, non mi ricordo preciso l'anno, vado a guardarlo, aveva un carico di mutui con casse poste e prese dove pagavano il 7% di interessi. Abbiamo avuto la possibilità, tra virgolette, di rinegoziarlo a 3,25-3,70. È ovvio che era buono, perché in quel momento era... dalla sprigionata risorsa, carico del debito ti abbassava la rata, era ovvio, dovevi una percentuale di interessi talmente tale che poteva rientrare. Era questa l'operazione all'epoca, poi giusto o sbagliato la studiamo a parte, no. Però io parlo dal punto di vista contabile. Era un'operazione di diciamo contenimento degli interessi. È ovvio che esaltavamo la rata, come tutti i mutui che negoziamo, si creano i pro e i contro, ma questa è una questione poi di scelta che la possiamo anche discutere, ma è una scelta, quindi dobbiamo sicuramente rispettarlo, io come ufficio lo devo rispettare. Che succede? Noi il 2 di ottobre andiamo a bancare questo blocco, 225.000 euro. La parte che era disponibile, perché noi abbiamo pagato stipendi, abbiamo pagato Regione Calabria, e spiegheremo anche perché abbiamo pagato Regione Calabria, che succede? Vanno ad intaccare il BOC. È ovvio che io non me la sono sentita, io personalmente, di andare a rosicchiare ulteriori fondi vincolati quando io ho l'obbligo di ripristinarli. Quindi è a dire l'amministrazione, noi abbiamo l'obbligo, a parte che saremo attenzionati dalla Corte dei Conti,
su questo argomento. I comuni hanno due problemi quest'anno, fondi vincolati e fondi e anticipazione di cassa. Era ovvio che io ho cercato in tutte le maniere di far rientrare il discorso utilizzo somme vincolate al minimo, diciamo, e quindi solo col BOC, anche perché non sapevo se l'ufficio tecnico mi poteva liquidare qualche fattura del depuratore, io mi devo pure guardare, se no viene il fornitore e dice scusi tu stai usando i fondi miei, quindi io sono stato un pochino messo nello stretto. Lo stretto era quello che avevamo chiesto 15 giorni di sacrificio ai dipendenti, me che l'ho preso per rientrare in questa operazione. Operazione poi che abbiamo risolto, perché, viva Dio, qualche entrata si è risolta. Noi abbiamo anche privilegiato in quel periodo il pagamento con la Regione Calabria, perché abbiamo fatto anche altri pagamenti con la Regione Calabria, perché purtroppo la Regione Calabria ha fatto un atto deliberativo. Se non abbiamo il DURC interno, lo chiamo io in maniera semplice, sgarbata, cioè se io sono debitore contro la Regione Calabria non mi somministra i fondi. E parliamo di diritto allo studio, e parliamo di opere pubbliche, e parliamo del rimborso della rata della scuola. Allora il sindaco dice quanto dobbiamo incassare dalla Regione? Dobbiamo incassare 200.000. Quanto pensi che dobbiamo pagare? Dobbiamo pagare quelle che poi il sindaco vi dirà, ovviamente. È stata questa scelta, ovviamente. Così abbiamo dato spazio al pagamento della scuola media per quanto riguarda i lavori. Abbiamo dato una serie di attività esterne che è quello che non si svolge tutto qua il problema. Anche perché i colleghi dipendenti devono pure sapere che è un ente in dissesto e nessuno ci può garantire il 27 un stipendio. Era questo il ragionamento. Questo è fatto in maniera tranquilla e serena. Ovviamente, viva Dio, l'abbiamo superata, perché i soldi sono arrivati tramite degli incassi che abbiamo fatto e ci siamo pagati ottobre e novembre nel giro di una settimana, quindi noi abbiamo avuto anche il mese di novembre, vi chiedo scusa, già accreditato, abbiamo pagato quindi anche i contributi, quindi do anche la risposta al secondo quesito. Noi entro il 16 di questo mese abbiamo già avuto l'F24, quindi noi siamo in regola con i contributi fino a ottobre. Ovviamente novembre lo pagheremo entro il 16 dicembre, perché i livelli di contributo noi versiamo entro il mese successivo per quando avviene l'erogazione effettiva. Altro punto che mi riguardava, che poi chiudo qua, ecco, noi abbiamo il problema energia elettrica. Noi il 2019 a luglio abbiamo finito di pagare un piano di realizzazione con energia elettrica per 750.000 euro. L'abbiamo chiuso, avevamo quelle 70 da pagare e quindi tutto il progresso dal 2015 al 2018 lo abbiamo chiuso. Abbiamo adesso qualcosa per 100.000 euro, per essere precisi 112.000 euro, per quanto riguarda altre forniture in essere, tipo, non mi sfugge, BT. No, quella abbiamo pagato, quella, come si chiama quella? Enegan. Enegan, abbiamo adesso Enegan, i soldi sono accantonati perché c'è lo stanziamento, una questione di risorse che sono poche. L'ultimo punto, perché sono stati utilizzati i soldi per pagare i dipendenti. E la domanda è al contrario, mi aspetterei io. Quali sono i soldi che tu magari destini per pagare i dipendenti? Se non mi dici la domanda, la risposta che io ti do è fuori luogo. Quindi la domanda è, generalmente il ragioniere, a cosa lega, qual è il dato certo? Siccome lo stipendio è certo, l'entrata deve essere certa, io generalmente leggo gli stipendi al fondo di solidarietà, a quello del Ministero. Non sono specifici. Per il pagamento. Però è l'unico dato attendibile, perché il Ministero è l'unico partner che ti paga puntuale, non è come Regione o altri enti. È ovvio che se mi tarda a me il fondo straordinario, vi ripeto, io devo incassare 204.000 euro già assegnati il 28, sì, il 28 di novembre, noi ancora stamattina non siamo riusciti a dare sui conti questi fondi, noi parlo di colleghi dei comuni, quindi ovviamente si è un pochettino, diciamo, contratto la situazione. L'unica cosa che posso dire è che gli stipendi di dicembre e tredicesimi sono pronti. Dovreste chiudere la tesoreria il 15 di dicembre, riusciamo già a pagare. Così come pagheremo, poi credo che il sindaco lo dirà lui, anche altri fornitori, diciamo fornitori di beni e servizi, ma anche per esempio dell'emergenza, diciamo, alluvione e altre opere pubbliche. Purtroppo quelli sono soldi vincolanti e io nel giro di 10 giorni, per forza di cose, li devo bancare. Se avete qualche domanda specifica sull'argomento ve la posso pure rispondere. Avete parlato pure troppo. Sì, lo so, perché spesse volte anche tra noi colleghi, no? Per esempio, l'ufficio mio diventava, hanno fatto il solco, no? Quando ci paghiamo, ma è normale che anche io ne risento di una situazione, diciamo, un po'. Però è un fatto contingente, perché oggi il problema l'abbiamo superato e quindi
tutto sommato sono più che a posto. L'unico augurio che io mi faccio è che entro la fine dell'anno la consigliere Pelaia possa anche ripristinare tutti i fondi vincolati, perché altrimenti un qualcosa io devo pure decidere di non pagare, o ripristino i fondi o non paghi i stipendi, tipo quello che faccio. Allora, aspetto, però bisogna stare attenti, perché vuol dire che c'è un problema di liquidità, sì, serio. No. Se tu mi dici scusa, consigliere. No, chiudo, non vuole fare per ma se noi trasmettiamo, dei ruoli, e tu che magari pensi che una discussione la fai sul 45-50%, allora, ed oggi sei al 27. Allora, ascoltatemi, io volevo dire, allora questo già è un problema, io vedete per scusa, non ho capito questa cosa, allora ascoltami, c'hai 410.000 euro vincolati messi là da parte, hai 539.000 euro in cassa, dobbiamo incassare le 204.000 euro, ti devi cacciare gli stipendi e le tredicesime. Ma dove dobbiamo arrivare? Abbiamo un IMU che dobbiamo intestare. Ma io sto spiegando un altro ragionamento. No, non è questo, dove ha fatto capire una cosa non è. Perché deve incassare un problema di fondo. Allora, c'è un problema. Tu hai posto una questione che ritengo seria, perché hai detto se non andiamo a ripristinare i fondi vincolati. I fondi vincolati vanno comunque, perché se lì devi, ti presentano uno stato d'avanzamento e non sei nelle condizioni di pagare, ti si pone il problema che ponevi all'inizio del tuo intervento. Ad esempio, qui i soldi miei tu non puoi pagare agli altri, perché non a caso si chiamano fondi vincolati. Allora lì bisogna stare attenti, perché l'attività che l'ufficio deve fare è di cercare di garantire i pagamenti di quei fondi che sono indicati per alcune opere pubbliche. È chiaro, una cosa è venuta fuori, anche se in modo marginale, la questione dei ruoli. Ci sono i ruoli, ma stanno andando a rilento. Sindaco, io un invito che ti faccio, ma sempre per essere, come dire, creare le condizioni migliori per la gestione del nostro paese, sui ruoli fate qualche verifica, perché dalle situazioni che si dicono in giro, molte cartelle che sono state mandate risultano pagate. Fate delle verifiche, perché tanta gente viene con le ricevute di pagamento, per evitare poi di trovarsi in situazioni spiacevoli nella gestione. Nella gestione era solo questa. Allora, no, volevo solo spiegare una cosa. Era un consiglio, poi a gestire siete allora, voi. Allora, no, scusa, perché viene questo aspetto a voi per salire assicurarvi. Noi l'analisi la facciamo su due aspetti. Uno strutturale del bilancio. Il bilancio non ha problemi. Perché un bilancio strutturalmente è solido. Allora, dai, ci sono. Ah sì, no, il sindaco aveva detto che facciamo parlare. No, è chiuso poi, perché noi facciamo un'analisi, dobbiamo fare l'analisi su due aspetti. Uno, strettamente strutturale del bilancio. E il bilancio lo addio in pareggio di bilancio, anzi, noi già usciamo con l'avanzo perché abbiamo degli accantonamenti che ci consentono di uscire bene nel quadro. Però che succede? A condizione che tu rispetti tutti i pagamenti e tutte le entrate in quel momento. Ma se io comincio ad annaspare con fondo di solidarietà che non ti arriva giusto con il ministero. L'abbiamo superato questo qua, però sì. Lo devi dire. Se, lo devi dire, che alla fine ho bisogno anche di entrate. Eh sì. È ovvio, perché. Perfetto. Non so, però magari ci vuole lanciare. No, è buono, deve piacere. Posso andare? Perfetto. Allora andiamo. Devo correggere il ragioniere Iozzo. La data del fondo di 204.708,56, il 2 di dicembre è stata autorizzata dal Ministero e non il 28 di novembre. Il 28 era lo scorso anno, quindi per questo ancora non ce l'hai. 28 di novembre? 2 novembre, 2 dicembre. No, io c'ho il 28. Per dirti sì, perché non te la ricordo. Per essere... No, era 28 per essere... Allora, guardate... Io oggi, con questa interrogazione del consigliere Pelaia,
vorrei in realtà elogiare la sua azione di controllo e in realtà vorrei tirare le orecchie ai consiglieri di minoranza dal 2011 al 2015, perché non avete saputo fare il vostro compito, perché i consiglieri di minoranza devono agire come agisce il consigliere Pelaia, deve preoccuparsi che uno stipendio non viene pagato per 15 giorni. E voi dove eravate quando non si sono pagati per 6 mesi? 6! Dove eravate? Dove eravate? Distratti. Ah, rispondi, ti rispondo no, no. Io. 6. Rispondo io. 6 mesi senza stipendio, i dipendenti erano tesi, erano ansiosi, non riuscivano a pagare le loro rate, non riuscivano ad andare avanti con 6 mesi. Vogliamo vedere come l'amministrazione Tino pagava gli stipendi? Lo dico io. Pagina 30 del deliberato della Corte dei Conti. Si avvia il fondo di rotazione per 1.993.000 euro. Si dà una prima anticipazione di 406.000 euro e vengono utilizzati per pagare gli stipendi, gli dice la Corte dei Conti. E che cosa avete fatto? È una forma impropria, cioè il timbro della Corte dei Conti. Questo faceva. Vogliamo dire che cosa noi ci siamo trovati appena ci siamo insediati? Ci siamo trovati sicuramente una situazione tale che l'amministrazione Tino non ha mai pagato i ruoli alla regione. Lo dico io? No. Lo dice la regione Calabria con la lettera da parte del settore Augruso, che dice che il 2011 non è stato pagato per 116.000 euro, che non è stato pagato il 2012, che non è stato pagato il 2013, che non è stato pagato il 2014. Non è pienamente così, perché in realtà l'amministrazione con vice sindaco Pelaia qualcosa l'ha pagata. Ma lo sapete con che cosa l'ha pagata? Col decreto 35, perché col decreto 35 ha pensato bene di andare a pagare le varie forniture e inizia a pagare l'energia elettrica 2014, per quanto riguarda la Sorical milioni, perché non è mai stata pagata. E oggi si è giusto che si preoccupi il consigliere Pelaia se stiamo pagando queste forniture, perché ha utilizzato i 3 milioni e 8 per pagare proprio queste forniture, perché non ci scordiamo che oggi c'è una grande confusione, come dice il consigliere Maida, nei tributi. Ma ci vogliamo ricordare che cos'è successo nei tributi? Lo prendiamo. Nei tributi, negli anni in cui l'amministrazione con Bruno Pelaia, consigliere, vice sindaco e assessore, ha agito in modo tale da poter creare a livello di uffici una grande confusione. Ad un certo punto vengono sostituiti con una delibera da parte della giunta Tino il personale, viene completamente mandato da un ufficio all'altro. Ad un certo punto saltano tutti i contratti di appalto che avevano con le società,
si passa dalla Golem alla sinapsi, dalla sinapsi all'AFM. Si passa anche e soprattutto a che cosa? Se riesco a trovare, ho anche le lettere degli uffici che mi sono fatto fare, che mi sono fatto fare. Ad un certo punto loro iniziano con a lavorare, entriamo in modo particolare dove diceva il consigliere Maida nella situazione, ruolo idrico. Le problematiche del servizio idrico è molto più complessa, in quanto per tale servizio, avendo utilizzato vari programmi e saltando da uno all'altro il dovuto è da calcolare su consumi effettivi. Per gli anni 2010-2011 sono stati emessi in ruolo ordinari con il programma Sinapsi, programma attualmente senza assistenza e quindi invito ad emettere ulteriori provvedimenti. Per l'anno 2012 è stato emesso il ruolo ordinario con dati esportati su fogli Excel. Per il 13 e il 14 sono da emettere i ruoli ordinari e devono essere ripuliti su un foglio Excel. Per il 15 erano stati mandati quei due anni, i due primi acconti. Che cosa è stato pagato? Aspetta, no. Allora. Nel 2010 era pronto. Allora, un attimino. Allora, vogliamo vedere come si è sviluppato il ruolo di quegli anni? Nel 2016, allora, nell'anno 2017 viene, l'anno 2017 viene emesso da noi a marzo del 2018, l'anno 2016 viene emesso da noi a marzo del 2017. L'anno 2015 viene fatto un primo acconto nel 2015 dai commissari e il secondo acconto è saldo da noi dal 7-10 in poi. L'anno 2014 il 9-10 del 2018, il 2013 il 9-10 del 2018, sempre da noi. Il 2012 il 6-10 2017 da noi. L'anno 2011 il 19-10 2016 da noi. Il 2010 viene emesso il 13-11 2014, mi scrivono gli uffici che lasciano questo ruolo già pronto per essere, per partire, ma che viene anno 2010, prima elaborazione dell'ufficio che viene fatta, ma nel 2012 in una prima è preparato per la spedizione, ma viene affidato il servizio alla società Sinapsi che ha proceduto alla rielaborazione del ruolo e quindi viene mandato nel 2014. Ma la società Sinapsi non aveva incarico di trasporto. Poi scendiamo al 2008 che è stato mandato nel 2009 dall'amministrazione Bruno, il 2007 che è stato mandato a gennaio del 2009, il 2006 che è stato mandato, quindi eravamo a Roma. Quindi da dove nasce questa confusione, consigliere Maia? Era pronto. L'ho letto, era pronto, è stato rielaborato dalla Sinapsi. Ah, vi ricordo, la Sinapsi... È stato già pronto, c'ero. Vabbè. Vi ricordo anche... Stavo parlando solo del ruolo io. Vi ricordo anche chi è la Sinapsi. La Sinapsi è quella società che è stata chiamata, gli è stato dato un contratto per la lettura dei contatori, e abbiamo parlato ad una somma inverosimile rispetto a tutti gli altri comuni, dai 7,50 a 2,53, che però non è stata pagata, perché se andate a vedere la massa passiva, trovate la Sinapsi con 63.000 euro. Dove eravate, Maida? Foto. Allora, per quanto riguarda... Dove eravate? Allora, non è interrogazione. Per chi ascolta, noi c'eravamo, e su questo, per quanto sì, riguarda, abbiamo lo so. Fatto. No, ma siete da là io. Anche nelle battaglie molto, molto violente, certo. No, per essere certo. Chiari, perché no, non ci siamo. Pensa che però io dico, dove eravate quando per 3 anni hanno amministrato questo comune senza dirigenti?
che firmavano in nome per conto, lo dico ufficiale. Devo dire, la segretaria certamente mi tirerà le orecchie. Si proceda, perché sono stanco, 3 anni senza dirigenti questo comune, 3 anni, mi sono visto tirare le orecchie per 10 giorni, che era una cosa normale in un cambio di amministrazione tra un segretario e l'altro. Dove siamo? E il decreto 35 a che cosa doveva servire? Me lo spiegate? Non lo so io. C'è il decreto 35 doveva servire a non farci andare realmente in dissesto, perché 3 milioni e 8 avrebbero salvato questo comune se c'era una situazione di difficoltà. Ma che cosa è stato pagato? Ah sì, è stato pagato l'atto deliberativo che voi c'eravate, numero 47, con tutte le ditte messe là che dovevano essere pagate. Tutte! Le prendiamo? Vi invito di leggerle. Poi di andare a leggere anche i mandati di pagamento. E vedete una società IFIL di Milano. Che debito acquisito, che credito acquisito e che perché gli è stato pagato. Vi dico, se il consigliere, vice sindaco e assessore a lavori pubblici se ne è accorto di questo, lo ringrazio per quello che sta facendo qua, se ne è accorto di questo? Ma l'assessorato ai lavori pubblici, quando si è insediato, mi è venuto un barlume, Pino Mai, dammi perdoni, perché parlavi con Pino Cullì e mi sono andato a vedere le carte di quel famoso alluvione che c'è stato nel 2010. 2009-2010. Che bello, va. Determinazione del responsabile, somma urgenza. Vi invito di andare a vedere qui sopra le società che erano inserite per la somma urgenza. Andatela a vedere. Vi invito però poi ad andare a vedere il mandato di pagamento numero 281 del 2012. Come mai un elenco che è stato approvato in consiglio, che è andato alla regione con 10 ditte all'improvviso diventano 9 e la decima non c'è più e viene pagata? Consigliere Pelaia, assessore Pelaia, vice sindaco, dove è andata a finire? Non si può. Dove è andata a finire? È così attento oggi? È possibile che questo ciùm gli passavano sotto il suo assessorato, vice sindaco, sempre presente alle giunte? Dove sono? Dove sono? Vogliamo continuare? Per me sì. No, finiremmo domani mattina. Sì, ma qua ho fatto un chiarimento. Sono un altro. No, il riconoscimento debiti fuori bilancio. L'ho detto, l'ho letto e vi leggo anche la lettera che è stata mandata alla Regione Calabria. Regione Calabria con protocollo 7213, vi dico di leggervi le ditte e poi di leggervi a chi è stata pagata. Se canto non li potremmo dire. Lei sì, vieni, no, dovete sedervi con me, perché quando uno sta qui dalla mattina alla sera, scompare proprio per vedere queste situazioni, di cognizioni e scompare vieni. Ufficiale di conoscenza. Dove? Perché nel 2014 ha perso il finanziamento. Oggi sta chiedendo. E io l'età. Avevo portato. Che allora, che ci sono atti ufficiali, un finanziamento, si preoccupa, un decreto di finanziamento per il convegno. Si preoccupa il consigliere Pelaia, oggi chiede e dice che cosa è successo nel 2012, nel 2013. Il consigliere Pelaia era così disattento, consigliere Maida, il consigliere Pelaia, da assessore ai lavori pubblici, era così disattento, no? Che io me la sono fatta la fotocopia della documentazione, l'ho chiesta agli uffici, gli è stata anche rilasciata a lui. Il 5 dicembre 2011 viene fatta una prima richiesta da parte loro, il 23 dicembre dello stesso anno viene revocata perché dice il sindaco Gregorio Tino no, viene deve sospesa in quanto non è ancora stato acquisito il parere da parte della sovrintendenza, quindi avevano chiesto un mutuo, però dice guarda ancora non abbiamo chiesto il parere. Te lo diamo. Poi la seconda richiesta il 31 gennaio del 2012. Poi la. Ah? Non è proprio detto. Sì, vabbè, ma non è ancora. Poi il secondo sollecito di richiesta da parte. C'è una serie di documentazioni. Ma non si era accorto il consigliere Pelaia
di un dato importante da assessore, da vice sindaco, che la sua amministrazione, da quando aveva avviato la posizione per il mutuo, prendeva 8.000 euro all'anno per pagare rata. 8.442 incassavano, disattenti, bravo consigliere di opposizione, amministrazione zero, 8.000, la regione ci dice riavviatelo oggi, ripartite, perché se no ci dovete tornare i soldi, che loro però si sono consumati. E io oggi devo far ripartire un mutuo con quella posizione loro. È chiaro che alla Cassa Depositi e Prestiti io non posso firmare le carte che lui ha avviato e devo riaprire con una nuova posizione. E mi auguro, se non ho una risposta entro il giorno 15, di partire a Roma e di andare a dire che noi lo dobbiamo avere questo finanziamento, perché è giusto che ce lo dobbiamo avere. E se vado a Roma non ve ne venite a dire che vado per le vacanze di Natale, perché vado a bloccare questa grossa sciocchezza che voi, questa è datata, che noi come ci siamo accorti l'abbiamo immediatamente bloccata. Quando siamo andati là ci hanno detto che c'era questo trasferimento che loro, sulla posizione che loro avevano creato, e oggi viene nel 2019 a dirmi che cosa si fa del convento. Non è un comizio, vogliamo, è amarezza grossa, che non possiamo permetterci come amministrazioni, non ce la possiamo permettere se c'è questa oculatezza, questa precisione nell'andare ad eseguire determinate cose. Questa è la realtà. Ragazzi, posso continuare qua per ore e ore, perché ve l'ho detto sempre, dov'era il consigliere Pelaia quando questa amministrazione comunale faceva i loculi a 250 euro all'oculo? Perché mi farebbe piacere un modo a me o mi dice per chi stiamo pagando 165. Perché non viene a chiedermi queste cose appena mi sono insediato? Perché non mi viene a chiedere perché il trasporto lo pagava a centinaia di migliaia di euro e a me mi costa 30.000 euro? Perché non viene a chiedermelo? Perché non me lo chiede? Perché non mi chiede che la telefonia dei contratti firmati, che l'ufficio tecnico non avviava il percorso perché disconosceva che lui non aveva firmato quel contratto, era 70.000 euro e oggi l'abbiamo scesa a 15, 16, 20.000 euro? Perché non me lo chiede? Perché non mi chiedono che noi abbiamo trovato l'illuminazione pubblica a 400.000 euro all'anno, che ha provocato nel 2015 e fino a giugno del 2016 750.000 euro, ragioniere Iozzo, sbaglio? Fatto un contratto su una fornitura che eravamo in salvaguardia. Dov'era il consigliere Pelaia? Come vigilava quelle carte? Io vado a fare su un contratto dove pago 4 volte in più. Questa è la realtà. 750.000 euro, e chiudo perché veramente ritengo che non debbo più andare avanti. L'ho dovuto pagare io. Consigliere Maite, ci siamo incontrati qui dentro quando ho detto che era arrivata questa situazione, consigliere Maltese, che forse ci riportava ad un dissesto, con grandi sacrifici, 57.000 euro al bimestre per arrivare a sanare quella situazione. Perché non diciamo che quando noi ci siamo insediati abbiamo subito avviato per quanto riguarda i vari rifiuti? Con la Stella del Sud, appena ci siamo insediati, noi ad oggi siamo ad 1.505.000 euro pagati, Stella del Sud, raccolta differenziata. Appena ci siamo insediati abbiamo dovuto pagare 226.000 euro dell'anno precedente, che non era nostro, ce ne siamo fatti carico e abbiamo iniziato a pagare 14 luglio, 29 luglio, 23 settembre, 31 ottobre 2006, appena ci siamo insediati. Mi chiedevate di sistemare strade, di sistemare illuminazione, perché c'era un territorio devastato per anni e io dovevo pagare quello che mi avevano lasciato. Vogliamo parlare della Sorical? La Sorical, io fino ad oggi ho pagato 1.261.000 euro di anni arretrati, 389.000 euro,
Io appena mi sono insediato, dal 28-10, 27 gennaio, 10-4 e via dicendo, ho pagato 389.000 euro 2015 fino a giugno del 2016 e oggi io sono già con la situazione quasi a norma, è chiaro. Stanno arrivando adesso i ruoli, si cerca di andare avanti e di sanare. Vogliamo vedere i rifiuti? Noi ad oggi siamo a 369.000 euro, o sbaglio? Sono tutte carte con mandati di pagamento. E una volta per tutte, consigliere Pelaglia, nella sua puntualissima, che sia giù, lo ripeto, sono contento che c'è, veramente, lo dico con il cuore, non sto scherzando, di leggere per ogni tanto, non dico il Sole 24 Ore, il Corriere della Sera, di leggersi ogni tanto la Gazzetta del Sud o qualche quotidiano locale per vedere poi un po' quello che sta succedendo in Calabria, perché molto probabilmente si chiede anche che cosa sta succedendo nell'Eato. La consigliere Nelly, io abbandono che per cui la, motivi tanto, per trasmissione per motivi personali lascio, tanto io proprio personalmente non c'ero negli anni in cui vabbè, ma io proprio per elogiare lo sto dicendo, per l'amor di Dio. Allora voglio dire l'energia elettrica, ragazzi, l'energia elettrica, quando sono venuto qua possiamo chiamare i dipendenti, c'è Giove Tragulli, non andare via, hai mai liquidato dall'11 al 15 liquidazione per l'energia elettrica? Scusa, non se hai mai liquidato dal 2011 al 2015 energia elettrica? Mai. Telefonia? Mai. Perché non se lo chiede? Perché non si chiede come mai non ha mai pagato l'energia elettrica? Come mai non ha pagato il telefono? Si ha già uno contratto. Perché non mi si dice se quest'anno da 3 anni Chiaravalle ha avuto le scuole senza riscaldamenti? Una sola volta. Datemi un episodio. Forniture di gas che non venivano pagate, staccati, si cambiava fornitori per poter avere il gas, questa era la realtà. Vice sindaco, assessore ai lavori pubblici, disattento, consigliere bravo, questa è la realtà. Dicevo, perché non ci leggiamo la Gazzetta del Sud? Vede Borgia 700.000 euro, vede altri comuni e via dicendo. Ha messo su Facebook, che bravo lì, che cosa? Un dato. Ha fatto vedere la lettera della regione dove tutti i comuni erano a zero sulla prima rata. Catanzaro 1.600.000, qualche comune che pagava briciole l'ha voluto anticipare. Ma perché non è stata pagata? Perché? Deve documentarsi. Deve capire che cosa sta succedendo in Calabria. Deve capire che cosa significa l'istituzione dell'Ato, deve capire cosa vuol dire discariche, conferimenti, società. Questo non lo capisce purtroppo, perché altrimenti non avrebbe detto che al 13 di settembre si preoccupava, ma di che cosa? Della prima rata del 2019, non ha mai pagato le sue rate e si preoccupa della prima rata del 2019. Ma di che cosa stiamo parlando? C'è un ritardo. Un ritardo legato anche e soprattutto alla Regione Calabria. La Regione Calabria sta avviando oggi un percorso perché la Corte dei Conti che gli chiede per 1.200.000.000 di euro che deve riscuotere e sta riavviando un percorso che stava bloccando tutti i comuni. Noi non ce lo potevamo permettere. Noi avevamo la strada di Calogero con il saldo di 78.000 euro che dovevamo pagare le ditte e i progettisti. Avevamo la scuola media con 173.000 euro che bisognava pagare i lavori e che stanno facendo i progettisti e tutto il resto. E tutto il resto. Che cosa è successo? La regione dall'1 gennaio del 2019 ci lascia soli. Cioè, signori, finiscono le nostre competenze. Dovete gestirvela voi. Noi come Ato abbiamo iniziato questo percorso, siamo la prima Ato, la prima a livello regionale. Questo percorso ci ha portato a grandi discussioni. Non vi scordate che il sindaco di Chiaravalle ha una querela in procura
per aver combattuto nel lato e portato avanti determinati diritti. Anche quello che chi non pagava non poteva andare a conferire. Io l'ho portato. E su questo, leggetevi la stampa, c'ho una querela. O sbaglio? Insieme al sindaco di Centra, che... E quindi io non pagavo. Non pagavo perché non dovevamo pagare in quel momento. Non potevamo pagare. Ma lo sapete perché non potevamo pagare? Chiaravalle non lo sa. Ma lo sapete perché non lo sa? Perché Chiaravalle è pulita. Perché Chiaravalle, buste in mezzo alla strada, noi non ne abbiamo lasciate. Gli altri paesi erano sommersi dall'immondizia. Erano coperti dall'immondizia. Chiaravalle questo non se ne è accorto. Siamo stati bravi. Come siamo stati bravi adesso che la discarica di Vazzano è chiusa da oltre un mese e grazie al sottoscritto Chiaravalle continua a conferire. O sbaglio? Grazie. Questa è la realtà. Non se ne accorgono. Ma perché non se ne accorgono? Perché erano abituati a camminare in un paese dove l'immondizia gli arrivava fino agli occhi, fino alla bocca. Questa è la realtà. Un modello di gestione. E allora io dico, che cosa succede? Quando noi dovevamo partire con i nuovi contratti, consigliere Maite, e poi finisco, ad un certo punto che cosa avviene? Avviene qualcosa di terribile. Quello che le società private non riconoscono più quei contratti che erano stati firmati in precedenza e allora hanno quella necessità di dire dobbiamo rivedere il contratto ed è iniziata una trattativa forte tra noi, l'ACO, la Sovreco, dove giustamente dice da 80 euro a tonnellate me ne dovete dare 250, significava ritornare qui a rivedere i piani tari, dovevamo rivedere le tariffe alle persone, era una situazione drammatica per Chiaravalle e per tutti i comuni. Ci siamo seduti, c'è stata una sentenza del TAR, li ha obbligati di andare avanti per farci superare l'estate, però con l'obbligo di rivedere quella tariffa. Siamo stati bravi, decine di riunioni dove noi siamo sempre stati presenti, dove siamo sempre intervenuti, dove sempre abbiamo portato la nostra voce e abbiamo chiuso quel contratto a 120? 107. Reggio Calabria, Cosenza non ci hanno voluto seguire, hanno fatto un bando, loro oggi pagano 250 euro a tonnellata. Che cosa pagavamo? Su quale dati pagavamo? Questa è la realtà, questa è la realtà. La Gazzetta del Sud, il quotidiano della Calabria, leggiamo quello che succede, leggiamo le vicende, seguiamole, siamo informati, non lo siamo. Non lo siamo, vogliamo solamente discreditare chi oggi finalmente ha ripreso in mano una riprogrammazione del paese. Perché per 5 anni è stato completamente bloccato, non c'è stata la possibilità di poter fare niente. Quando si parla di federalismo, il consigliere Pelaia mi deve dire che cosa significa. Significa dare solo soldi a chi i servizi ce li ha. Consigliere Maida, noi il servizio ce l'avevamo, noi avevamo la sezione primavera, avevamo l'asilo nido, gratis, la regione ce lo finanziavano, se ce l'avevamo continuavamo ad averlo, perché lo prevede il federalismo, che vanno solo finanziate le cose, i servizi che c'è. L'abbiamo sempre detto. Ah, l'abbiamo sempre detto. Io sì. E lo so, però sono stati persi, e Chiaravalle oggi per quella negligenza non ha un asilo nido, non ha un asilo nido. E lo so. E vogliamo andare a vedere le altre cose? Noi eravamo all'avanguardia, eravamo esempio. Eravamo esempio. 4 anni devastanti. Devastanti. No. Questa è la realtà dei fatti. No. Che io dico, sì consigliere, vieni. Io ieri ho avuto la grande amarezza, lo devo dire in consiglio comunale, di andare dal mio geometra Gulli a chiedergli una pratica e mi ha detto, ma guarda, o faccio questo o faccio questa. Geometra Gulli stava dando una risposta alla regione, devo rispondere entro 5 giorni. Alzo le mani, per l'amor di Dio, mi allontano e me ne sono andato. Consigliere Pelaia è entrato dopo di me, 20 minuti d'orologio, seduto là di fronte con la geometra Gulli. Addirittura una nostra dipendente ha fatto il compleanno e neanche è sceso a prendersi il dolcino. Sbaglio? Sbaglio? Il modello che... Allora io dico, signori miei, dobbiamo darci da fare, ma tutti, ad iniziare anche gli uffici, perché prima il ragioniere Iozzo una battuta l'ha fatta,
Io oggi che cosa ho di certo? Il fondo di solidarietà, 909.000 euro, non 2 milioni più del 2011, eh? No, 900. IMU, la riscuota adesso, l'idrico, e paghiamo Sorica, paghiamo la depurazione, perché la paghiamo la depurazione, i rifiuti, paghiamo la regione, paghiamo i conferimenti. Conferimenti non venivano pagati, perché se vi leggete la delibera dell'Osro, vedete che l'Eco, Callet, Kiser, sono stati pagati tutti col dissesto. Mai pagato una ditta, mai, per dirvi, noi la paghiamo. Se no, se non paghiamo, non possiamo conferire. Quindi, ha ragione il consigliere Ballani quando dice che bisogna fare attenzione ad essere puntuali. Bisogna fare attenzione ad essere puntuali, perché se non paghi non conferisci. Se conferiamo vuol dire che paghiamo. Allora, per chiudere, mi dispiace chiudere, lo sapete, sinceramente, perché c'è tante di quelle cose da dover dire, che poi alla fine ti rimane veramente. Io queste cose l'ho sempre dette, ho cercato di evitare di dirle in televisione, perché ho cercato di salvaguardare, però ad un certo punto uno arriva anche ad essere stanco su determinate cose. Stanno. Perché? Perché io sollecito gli uffici ad aiutarmi e io gli sto mettendo in mano a loro qualunque strumento per poter stare accanto a me a portare solo cose positive per questo comune. Il ragioniere Iozzo, il giovane Travulli, con me alla regione non sono mai venuti, qualche volta raramente. Le risposte che abbiamo avuto, siamo andati là, abbiamo bussato, le abbiamo avute. Veloci. Veloci, tramite telefono, nell'immediatezza, tutti gli atti. Tutti. Nel seguire tutto quello che c'è da seguire. Non abbiamo mai cercato di allontanarli da qua. Quando io dico l'amarezza dello stipendio, sì, ma l'amarezza era anche mia. Perché vedete, vorrei avere degli uffici dove quando vado la mattina gli dico l'hai fatto questo, ah mannaggia mi sono scordato. Quando vai gli dici hai fatto questo qua, ah mannaggia mi ero scordato. O quando vai e fai un'altra cosa gli dici perché io oggi devo andare solo avanti con quello che in realtà sono certo che mi viene. Mettiamo in moto dei meccanismi. Abbiamo questo grande problema degli usi civici. Abbiamo creato a Chiaravalle la Camera Arbitrale. Ieri ne abbiamo parlato col presidente degli avvocati dell'ordine. Ha detto siete stati fenomenali. Parla da avvocato. Ha tutto l'interesse lui a fare qualcosa di diverso. Stupendo. Stupendo, per cercare di mettere in moto dei meccanismi tali che ci possono ritornare utili in modo che il comune di Chiaravalle non viva solo di quello che diceva il ragioniere, che potevano essere dei trasferimenti solo certi da parte dello Stato, ma che dobbiamo essere anche bravi noi, con quelle poche risorse che abbiamo, di metterli in moto. Se abbiamo un bosco che dal 2012 è fermo perché la pratica era chiusa in un archivio a Catanzaro e siamo riusciti a prenderla e abbiamo fatto due manifestazioni, sono andate vinte, però poi non è stata giudicata. Muoviamo e creiamo tutte quelle condizioni che quei 50.000 euro possono essere utili al bilancio del comune di Chiaravalle per fare ulteriori servizi, perché il cittadino di Chiaravalle non se ne sta accorgendo, perché questa amministrazione sta lavorando, perché riusciamo ad avere qualche soldo e facciamo degli ampliamenti di illuminazione pubblica, perché siamo stati bravi anche ad essere, se vi dico bravi, perché è vero, siamo stati bravi. E chi oggi mi sta vicino lo sa quello che voglio dire. Già i soldi della somma urgenza, che voi sapete che mi ha preceduto nell'amministrare, quanto è difficile poterla avere. Uno dei primi comuni a livello regionale è Chiaravalle. Chiaravalle già li ha avuti, ma io non ci ho dormito la notte. Io ai dirigenti li ho tempestati di telefonate. Torre, che mi è vicino, non ce li ha. San Vito non ce li ha, c'entra che non ce la faccio questo comune perché i miei dipendenti vanno anche lì a lavorare, non ce li hanno. E l'unico fattore discordante qual è? Il sindaco. E se no mi dovete spiegare quello che succede. C'è qualche elemento che sta muovendo questa macchina amministrativa, lo vogliamo cogliere? Vogliamo stare vicini e lavorare per questa amministrazione che sta dando qualche risultato? Abbiamo ripreso ad asfaltare le strade. Strade intere per centinaia di metri, perché tappare col cerottino serviva a poco, si perdevano soldi. Abbiamo fatto una
degli studi per l'ampliamento della rete di illuminazione su tutto il paese, ci vogliono 600-700 mila euro, iniziamolo questo percorso, l'abbiamo iniziato quest'anno, speriamo che a gennaio col primo intervento che pare che il MISE lo riconfermerà e poi successivamente ad aprile, ieri ci dicevano in questa riunione dove siamo stati con l'avvocato Fera, probabilmente verranno riconfermati, ricontinueremo su questo percorso, sediamoci e lavoriamo. Questo è un dato certo e forte di dove siamo e di dove stiamo lavorando. E allora non ci scordiamo le disattenzioni nostre che hanno portato questo comune ad andare in dissesto per venire oggi qui ad evidenziare il nulla. È chiaro che il consigliere Pelaia non sarà contento di questa risposta. È chiaro che il consigliere Pelaia andrà su Facebook a dire che io sono arrogante. Ma io devo essere arrogante, perché essere arrogante per me qui oggi significa essere veritiero, dire la verità di come stanno i fatti. Sono carte che parlano, sono documenti protocollati, questa è la realtà. E allora io dico, chiudiamola una situazione che è stata una situazione brutta, una pagina brutta di Chiaravalle, e vediamo che se veramente oggi c'è un'amministrazione che sta programmando, perché non era mai stato programmato realmente un percorso serio negli ultimi 7-8 anni a Chiaravalle, facciamoli lavorare, ma non per noi, per i cittadini, per quel comune che aveva 8.000 abitanti, oggi ce n'è 5.200, creiamo quelle condizioni e se dobbiamo anche delle volte metterci anche da parte, facciamolo, come l'ho fatto io. Abbiamo partecipato ai CIS, ai progetti, per un progetto di 15 milioni di euro, ma non da solo, perché difficilmente a me, quando abbiamo avuto la riunione, mi hanno detto che avremmo avuto i finanziamenti, ma ci siamo messi in un percorso con altri comuni che possono portare sicuramente un dato certo a Chiaravalle di un finanziamento su 52 miliardi di euro che il Ministero ha a disposizione. Perché? Perché l'importante adesso è creare tutte quelle condizioni in modo non tanto che cresca solo Chiaravalle, ma che cresca tutta quest'area, che possa rallentare questo spopolamento, che possa far sì che i giovani possano rimanere qua e che si possano ricreare nuove condizioni di lavoro. Questo è il progetto e noi dobbiamo essere tutti bravi a saperlo cogliere. Io l'ho sempre detto, chiunque ha idee, ben vengano, chiunque ha idee, ben vengano, a me fa piacere, andiamo insieme, creiamo le condizioni. Vedete, io oggi sono stato ad amministrare con un'amministrazione regionale che sicuramente non era di colore, di appartenenza mia. Ho trovato persone però che hanno voluto puntare sulla meritocrazia, su progetti seri. Il consigliere Pelaia, Bruno Pelaia, vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, ha amministrato con Scopelliti, che è venuto qui a promettere Maremmonti. Questa è la realtà della differenza sostanziale tra chi programma, non politicamente, ma con progettazioni che hanno poi un ritorno forte politico sul territorio, non per una scelta politica, perché Oliverio questa scelta non l'ha fatta, ha premiato i comuni che hanno presentato progetti seri, tranne l'ultimo sui borghi che c'è molta confusione. Questa è la realtà dei fatti e noi per i 15 milioni di euro di cantieri, noi c'è partita l'efficientamento energetico, già è partito. Sta partendo, mi auguro, la geometra è andato via, mi deve far partire caserma dei Vigili del Fuoco, scuola elementare di Pirivoglia e scuola materna di Foresta, già pronti per poter partire i lavori, e scuola media un ulteriore milione, già pronti per partire i lavori, fognatura e tant'altro. Per questo, questi siamo e stiamo lavorando mettendoci veramente tutto noi stessi. Le difficoltà ci sono per chi amministra, perché sarebbe assurdo pensare di amministrare oggi un comune e non avere delle difficoltà. Si è solo da pazzi, perché le difficoltà che oggi si vivono nei comuni sono inverosimili in tutti i comuni d'Italia, in tutti. E allora io dico, se c'è una piccola risposta, andiamo avanti. Se c'è problema sull'idrico, Pino Maida, te lo dico veramente con il cuore, Chiaravalle con i 4 anni di Gregorio Tino si è disabituata a pagare i tributi, e allora questo è il dato preoccupante, che dobbiamo far capire che i tributi vanno pagati,
Perché l'acqua, se arriva nelle nostre case, noi la paghiamo, noi la depurazione la paghiamo, allora diciamo sì, signori miei, sono stati anni bui, non sono state mandate, ma questo non significa che voi non avete consumato. Sediamoci, aiutiamole quelle due signore che sono sopra, che stanno lavorando, sicuramente anche, vi ho detto il perché questa confusione, quando passi da un ruolo all'altro, da un acconto all'altro con programmi diversi, ma chi l'ha fatto questo danno? Chi lo ha fatto questo danno? Vogliamo vedere il danno dell'ICI del 2009? Volete vedere le fotografie dove l'abbiamo trovata, sotto una scrivania là dentro, pronta per essere notificata? L'ha verbalizzato la segretaria Pastore, la nostra segretaria ancora non c'era. Quello è danno erariale. 1500 cartelle pronte a dover partire sono state tenute sotto un cassetto perché erano state elaborate. O sbaglio? Dite se sto sbagliando. Assumetevi anche voi le vostre responsabilità. Allora io dico, questa è la realtà. Chi c'è? Sì. C'ho le fotografie sotto. Vi invito... Io ero consigliere di minoranza. Allora io dico, questa è la realtà. Allora io dico, questa è la realtà. Noi abbiamo una sola situazione che a me amareggia forte, è che la Corte dei Conti non mette mano. La Corte dei Conti non mette mano. Questo è il dato certo. Perché non può non verificare una situazione del genere. Quando il prefetto Repucci, ex prefetto di Catanzaro, è venuto a Chiaravalle alla presentazione del libro dell'avvocato Squillace, non so chi c'era di voi, ha detto oggi amministrare è difficile ed è impensabile amministrare senza mandare i tributi. Lo sto dicendo nei comuni dove sono io, da Orianova, non so dove. Come hanno fatto questi pazzi? Su quel palco accanto all'avvocato Squillace c'ero io, ma c'era anche Gregorio Tino. Ho detto tutto. Consigliere Penaia, se è soddisfatto o meno della risposta all'interrogazione. Io ho visto che lei ha fatto un discorso sul generale tenendosi lontano dall'interrogazione che io ho presentato. Lei ha menzionato un fatto di ieri, ha detto che io sono rimasto 20 minuti nell'ufficio. Fatto bene. Allora, visto e considerato che qui ci sono i responsabili dei settori, nonché la segretaria, per quale motivo ritengo utile la presenza dei responsabili dei settori? Perché lei ha detto che io faccio perdere tempo ai dipendenti. Allora, le voglio far presente che io ho il massimo rispetto dei dipendenti, perché quando vado a parlare con qualche dipendente è come se io fossi al posto loro e quindi cerco di rispettarli nel loro lavoro. Ora, siccome sono qui il responsabile dei settori, chiedo se è vero che io quando vengo a chiedere qualche informazione ti faccio perdere tempo. Utilizzo la massima educazione, busso e sto fuori la porta fin quando non mi dite di entrare. Se dite che siete impegnati, vi saluto e me ne vado. Se questo è un modo di far perdere tempo, non lo so. Quindi gradirei se gentilmente potreste rispondere a questa mia richiesta. Sì, dovete rispondere anche a quello che avete detto a me, ragazzi. Perché io sono... Ma io non ho problemi. Perché io non ho mai... Quindi non vengo a far perdere tempo. Per me sì. I consiglieri hanno l'accesso, sapete cosa penso. Sì. E noi non stiamo dicendo... Nessuno ha tolto l'accesso ai dipendenti. No, il mio ufficio è aperto. A prescindere quindi dei regolamenti. Sta parlando dell'accesso. Sì. No, un attimino. Ma a me non mi va per bene, rispondi tu, risponde con lì, poi rispondo io, perché non detto io l'affermazione. Se torno, glielo direi in faccia, non ho problema. Non andrei dal sindaco a dirlo. Sì. Per una opzione mia. Quindi non faccio per me. Per me no, non è così. Non è come no. Non è. Ma voglio dire, il consigliere Palau ha fatto solo. Non è così, non è parola, non è un dibattito, ragazzi. Non è un dibattito. Voglio chiarire questo punto. Ho fatto con molta
puntigliezza un riferimento proprio ieri mattino, quando io sono andato per una pratica molto urgente e mi ha detto che doveva dare un'idea, mi sono alzato e me ne sono andato. Quando io dico che si perde tempo, perché è così, infatti, in base a quello che prevede il regolamento, mettiamo un po' ordine a questa vicenda e diamo un orario dove i consiglieri possono venire a sedersi un'ora. Perché quando il geometro o il ragioniere o la dipendente quotidianamente è lì che sta facendo una pratica, e l'ho elogiato prima il ruolo di consigliere di minoranza, il consigliere ogni mattina alle 8 meno un quarto è qui in comune e gira e va da un ufficio all'altro ogni mattina, io dico una mattina uno va, si prende 3-4 punti e ritorna la prossima settimana. Guarda che ogni mattina è chiaro che c'è perdita di tempo per gli uffici. Guarda, come no? Signor Sindaco, lei non si deve girare le parole come vuole lei. Sì. Perché io vengo pure qui nel comune per attività professionale. Per l'amor di Dio. Io parlo quando lo vedo negli uffici per altri motivi. Negli uffici io vado con il massimo rispetto, come vi ho detto. Ma non è questo, nessuno lo mette in dubbio. Mi sono impegnato, me ne vado, li ringrazio lo stesso. Certo. E torno dopo un giorno, dopo due giorni, senza darvi il minimo fastidio. Certo, non ci perché sono dubbi. Come vi ho detto prima, ho il massimo rispetto. Certo. È inutile che diciamo stupidaggine. Non è stupidaggine. Sono bugie. E certo, d'ora in avanti la documento. Infatti ho detto che d'ora in avanti, per come prevede il regolamento, si fa una richiesta per la presa in visione per vedere, al sito, il sindaco l'autorizza dalle 13:30 fino alle 2 e un quarto di ogni giorno i consiglieri sono ricevuti nel se lei si va a leggere gli articoli dello statuto, del regolamento e del testo unico degli enti locali per fare prendere visione non c'è bisogno di richiesta. C'è. Ma l'articolo accesso agli atti dei consiglieri, il sindaco su questioni che sono di una certa importanza, il sindaco può dire no, io non è che do l'autorizzazione, anche il consigliere in qualsiasi momento, però deve fare una richiesta e deve dire che vuole prendere visione. Prendere visione? No. Sì. Allora, sono arrivato a leggere. Sì, me la leggo, mi leggo anche le sentenze della Cassazione che dice che i consiglieri fanno solo perdere tempo agli uffici in modo proprio mirato. Quelle che fanno perdere tempo, sì, ma io... Perdere il tempo, non le faccio perdere. Va bene. Anzi, a testimonianza potrei chiamare pure la segretaria, perché con delicatezza io chiedo sempre come mio uso e consumo, perché rispetto la gente, quello che merita di essere rispettato. Detto questo. Prima di entrare nel merito veramente delle persone, devo fare pure io alcune considerazioni, come le ha fatto lei. Io sto qui in una situazione debitoria al 31.5 del 2011, dove risulta, prendiamo le voci che ci interessano di più, commissario emergenza ambientale di cassa, abbiamo 834 fuori bilancio niente, totale 534. Situazione ad oggi, ossia al 31.5.2011, pagati 44.000 euro, rimanenza 490. Gestione servizio rifiuti solo urbani, di cassa 200.000, fuori bilancio 43.000, totale 243.000, all'istituzione residuo 243.000, al 31 maggio 2011. Le faccio presente ancora. Li ha pagati quelli questi? Sono stati pagati. Da chi? In parte. Dove? Lei li ha trovati e li ha lasciati, quindi che cosa cambia? Mi chiedo scusa, io prima l'ho sentito. Ma allora rispondo. In modo rigoroso, silenziosamente, senza disturbarmi. La stessa cosa chiedo nei miei confronti. Le faccio presente, le ricordo, perché forse qualche volta lei un po' disattento e non si ricorda che la cosa... c'ero io mi ricordo. Lei come al solito è il solito indigno. No, è per chiarire, c'ero io mi ricordo. Non deve chiarire nulla se non quello di essere educato. Dai. Perché se lei vuole fare. Se lei vuole fare l'educazione, la parola non la posso. Se lei vuole fare. Dai.
possiamo andare avanti. Il buffone troppo fare, ma non in quest'aula. Buffone, attenzione, perché non sa neanche il significato. Ma se le cose, la pregherei di utilizzare il termine per favore, dai, non diamo corso ad un'interrogazione che poi alla fine è un'interrogazione che è 2 minuti e mezzo. Silenzio! Per favore. Le ricordo, signor Sindaco, che la Corte dei Conti ha evidenziato nell'esercizio 2005-2010 determinate cose che poi hanno portato alla dichiarazione del dissesto. Quindi queste cose lei non se ne deve dimenticare e dire che io ho creato il dissesto. Sì. Ho detto. Lei era assessore in quel periodo, ossia ci sono tante criticità che se si va a leggere le delibere della Corte dei Conti, li trova e se le può pure ripassare. Per quanto riguarda la questione idrica, dice il Comune dovrà ancora specificare in ordine alla massa del settore attivo pari ad euro, 1.800.000 euro, riferita alle entrate del servizio idrico, eliminata per mancata formazione delle liste di carico da inviare ai contribuenti. Le ricordo ancora che quando ci siamo insediati noi abbiamo dovuto pagare 208.000, sempre riferito al servizio idrico, 280.808, comandato 985 del 5/7/2013. A saldo forniture, quarto semestre 2006. Quanto avete pagato, secondo, chiedo scusa? Quarto semestre 2006. Sì. Primo, secondo, terzo e quarto. Se l'ho detto prima io col decreto 2006. 35. No. Ah no? No. Sì. Dai. Altri 316.344, comandato 1.343 del 30 agosto 2013. A saldo fornitore di tutto il 2008. 359.489, comandato 1.350 del 5/9/2013, a saldo fornitore di tutti i 2.935. 249.700, comandato 1.099 del 29/5, a saldo fornitore del 2013. Quindi questi sono debiti che ha lasciato lei e non ha potuto pagare. Ossia c'è, come in tutte le cose, una continuità amministrativa. E quindi non è non c'è continuità amministrativa. Ma e non quindi, da un disastro amministrativo che amministra. Un decreto 35 con i 3.800.000 avete pagato. Fa sempre il solito risolino come suo. Sì, perché veramente c'è solo da ridere. Hanno fatto un altro debito per pagare. Sì, con un debito pagare un altro. Quindi a questo punto io ho chiesto. Qual è la reale situazione finanziaria dell'ente in termini generali, in particolare, come è stato detto? Se oltre alla regione Calabria, oltre a obbligazioni maturate, quanti debiti dalla data odierna? Non è stato detto. Se l'ente ha fatto ricorso all'utilizzo anche temporaneo di fondi a destinazione vincolata per finitura diverse a quelle per cui erano destinate, neppure qui c'è stata risposta. Quali sono le cause del mancato pagamento alla regione Calabria degli oneri per i conferimenti in discarica? E quali sono? Lei. Ve l'ho detto, io ho fatto tutta l'analisi della situazione che sta vivendo la regione Calabria, stanno ancora facendo i conguagli. No, non si sentiva. Ah, non ha sentito? Stava preparando il tema. Silenzio, stava scrivendo. Dai, non ha sentito. Educati, prendo atto della vostra educazione. Quindi io non ho motivo, se lei mi dà risposte certe e veritiere, di dire brava questa amministrazione. Però, da quello che mi ha detto, non posso essere certamente soddisfatto e mi auguro che sia veritiere ciò che ha detto lei e non sia il contrario. Guardo alla situazione finanziaria dell'ente. Sì, sì, no, certo. Grazie. Perfetto, bene.
sottolineare l'ultimo passaggio, perché giustamente il consigliere Pelaia è stato molto disattento ancora, lo ribadisco, negli anni suoi. Il decreto 35 doveva servire all'amministrazione comunale per non andare in dissesto. Il decreto 35 a Caravalle è stato utilizzato per pagare dei debiti, e in questo caso ho fatto anche vedere, anche con il fondo di rotazione in modo improprio, gli ho detto che sono state pagate alcune situazioni, io ce le ho qua tutte quante, e ve le posso elencare singolarmente. Il commissario delegato, tariffa RSU 74.000 euro, Sorical 249, commissario Sorical, quello che dicevo lui, 249, con il decreto 35, commissario delegato tra, rifiuti 50.000 euro, Sorical 316, rateizzazione 310, tutti col decreto 35. Il decreto 35 è servito praticamente a poter pagare quello che loro giustamente, se mandavano i tributi negli anni come avrebbero dovuto mandare, incassavano i soldi, perché l'OSL ha messo 1,5 milioni di incasso dal 2011 al 2014, non l'ho messo io, l'OSL ha messo 1,5 milioni di incasso, avrebbe pagato tutto questo, e con tutto quello andava a pagare, lo sapete a chi andava a pagare? Andava a pagare tutte quelle ditte che molto probabilmente, se voi vi prendete l'elenco e ve li leggete, no? E leggete Autofficina Fratelli Gullì 2012 e 2004, e poi andiamo avanti, Casalino Filomeno, Calcestruzzi Domenico, Daniele, tutto 2012, 2013, 2014, 2011, 2012, 2013, 2014, 2011, 2012, no, ma per dire, quindi la disattenzione che lei ha trovato una continuità amministrativa, sono pienamente d'accordo con lei, lei mi ha suonato quella situazione debitoria, perché se lei appena si è insediato mandava il ruolo dell'acqua del 2010, avrebbe incassato i soldi, avrebbe pagato i rifiuti alla regione, dato che non li ha mandati, ha aspettato il decreto 35 che ci poteva far non andare in dissesto, e quindi lacrime e sangue per i cittadini di Chiaravalle, ha utilizzato, e le ho detto anche di guardare il decreto 35 che cosa è stato pagato, e nello stesso tempo, nello stesso tempo, probabilmente anche con una transazione tra le persone, da 3 milioni e 8 saremmo arrivati a 8 milioni di debito, invece sono stati pagati al 100%, perché vedete il danno grave, lo sapete dov'è? E chiudo, che quando ho fatto l'esempio della Somburgenza, quel debito è stato pagato al 100%, ma è pesa, quel debito è stato pagato al 100%, le stesse ditte sono andate all'Oslo e hanno preso il 55%, ho detto tutto. Grazie. Sì, ma la lettura di no, non si deve dire niente. Ultimo punto. Noi non abbiamo in merito perché era un'interrogazione. Non fate allora. Non è sì, basta, è per forza. L'ultimo punto dell'ordine del giorno che riguarda la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 decreto legislativo 175. Ragioniere? Eh sì, come avevate anticipato voi, di fatto è una prosecuzione delle partecipanze, se non c'entra nulla, perché adesso spostiamo tutto al 2019, nel senso che noi già l'anno scorso abbiamo fatto la ricognizione ordinaria con la delibera del Consiglio, sono sempre quelle le partecipazioni, di fatto né noi aumentiamo le quote né dismettiamo nulla. Oltretutto si tratta di società che sono, diciamo, di servizi per noi, mi riferisco sempre al GAL e alla ASL. Quindi solo di fare questa rilevazione, che poi noi trasmetteremo con delibera al MEP e alla Corte dei Conti, dove poi elaboreremo delle schede dove, diciamo, attraverso poi il sito ufficiale del MEP noi carichiamo tutte queste partecipate che abbiamo. L'anno scorso l'abbiamo fatto, nulla di una presa d'atto, diciamo. Però purtroppo la norma, questa, sì, ma la norma prevede che ogni anno il Consiglio Comunale deve sapere la condizione delle partecipate, se ci sono dei aumenti in termini di partecipazione oppure ci sono delle dismissioni. Di fatto è la stessa dell'anno scorso. Aspetta, noi l'abbiamo fatta a novembre, se non sbaglio, sì, l'anno scorso, la numero 3 per noi come ufficio regionale è un obbligo fino al 31 dicembre rilevarla come consiglio comunale, poi io entro il 2020 a gennaio devo fare la trasmissione telematica al MEP e al Corte dei Conti. C'è qualche quota che è diminuita, esatto. Perché ASL, per esempio, man mano che entra, ma comunque
quota di partecipazione per quanto cioè, ci sono anche queste piccole variazioni che riguardano le percentuali di partecipazione. Questo noi come fine l'anno scorso. Ci possiamo andare, ci stanno dicendo. Sembra presa l'atto. Una ricognizione. Esatto, una ricognizione. Una ricognizione si prende a... cioè non è che è come presa d'atto, nel senso che viene l'ufficio indica quali sono le quote di partecipazione dell'ente, il consiglio comunale, le linee guida del MEF richiedono che sia il consiglio comunale ad approvare la delibera sulla ricognizione periodica delle società partecipate. Sulle società partecipate ogni anno, al 31 dicembre di ogni anno. La prima volta nel 2017 era straordinaria, perché era un'innovazione, una delibera della Corte dei Conti. Decreto legislativo 175 del 2016. Vabbè, serve il voto del Consiglio per... No, serve la delibera da indicare solamente. Almeno, e abbiamo variazioni. Sto dicendo no, assolutamente. È diminuita una quota di partecipazione in una delle partecipate. Però complessivamente le partecipate del comune sono rimaste. Vabbè, quelle sono che abbiamo grosse. Ci siamo? Possiamo? Prendiamo altro. Vediamo. Ok, non c'è. No, il consigliere Pelagi sta leggendo qualcosa, si vuole. No, perché la segretaria aveva detto che sono diminuite alcune percentuali. Sì, quella dell'Asmenet l'anno scorso mi pare che fosse un pochino più alta e quest'anno 0,35 siamo, 35, sì. Sempre irrilevante, sotto l'1%, quindi non ho... Quella dell'Asmenet porta 2,69. No. Come? La percentuale della partecipazione disse? No, l'ha cambiato, 0,35. Percentuale di partecipazione 0,53. Sì, sì. Ci deve essere un refuso. L'altro è forse bene. L'altro c'è bene. No, ce ne sono due tabelle. E c'è un refuso, quello che l'anno scorso era 2 e adesso è diventato 0,5. La tabella legata da 0,5 riporto io. Va bene, allora accogliamo voti favorevoli. Allora veniamo in sicurezza perché scappa. Allora evviva.